Ciao YouTuber, oggi voglio farti la recensione di questo libro, The Happy Body. Ciao YouTubers, è da un anno che io tutti i giorni faccio questi 18 esercizi elencati nel libro The Happy Body. Allora, che cos'è questo libro? Questo è un libro che io ho acquistato su Amazon, è disponibile solo in lingua inglese e gli autori sono Jerzy e Aniela Gregorek, due campioni di powerlifting, due atleti che vivono in California e hanno scritto questo libro e molti altri libri perché sono proprio dei trainer e anche dei coach. Sono esperti di arte, di poesia, sono persone molto eclettiche, secondo me sagge ed equilibrate. Io li ho conosciuti attraverso il web, nel senso che ci siamo scambiati dei messaggi, degli scritti, perché mi hanno aiutato nel mio percorso con la riabilitazione. Allora, io non sono un personal trainer, non so se questi esercizi vadano bene per tutti, come al solito io condivido soltanto la mia esperienza e poi chi vuole può approfondire. Allora, The Happy Body si basa su questo principio, che i personal trainer, secondo loro, spesso sono diventati degli intrattenitori oppure dei compagni o delle dame di compagnia dei clienti, ma in realtà, secondo loro e anche secondo me, i personal trainer devono risolvere dei problemi pratici che l'atleta oppure il cliente ha. Quindi lo scopo di questo metodo, del metodo di Happy Body, è quello innanzitutto di ritrovare la flessibilità adatta per avere un'esecuzione e una forma degli esercizi perfetta, eccellente. La perfezione non esiste, ma eccellente. Poi il secondo obiettivo è la postura. Il terzo obiettivo è sviluppare la forza e quindi i muscoli, la ricomposizione corporea, quindi più massa muscolare e meno grasso corporeo. E poi l'ultimo obiettivo finale è quello di diventare più veloci. Allora, questo libro è diviso in tre parti. Voi vedete che qui io ho messo tanti foglietti. Allora, lo vedete? Questi sono gli esercizi dove io ho scritto anche quali pesetti utilizzare. Che cosa serve? Serve un tappetino, servono dei pesetti per fare gli esercizi, ma soprattutto serve tanta, tanta buona volontà, costanza e pazienza. Anzi, direi che queste sono le prime cose. Questo libro è diviso in tre parti. Nella parte 1 c'è la filosofia del loro metodo di lavoro, come calcolare in modo semplice e casalingo un peso ideale. Poi come valutare il proprio body type, la postura e il proprio grado di flessibilità. Certo, perché ci vuole una fotografia di partenza per capire da quale livello si parta. Io ho compilato tutte queste schede. Naturalmente, siccome non volevo scriverle sul libro, ho fatto delle fotocopie e poi ho utilizzato, diciamo, queste fotocopie. Volevo fartene vedere una. Adesso ovviamente non ho messo il segno, per cui non mi riesce di fartene vedere una. Naturalmente non ho fatto vedere le mie perché ci sono le mie misure, il mio livello di partenza che era veramente infimo, perché io, ecco, vedi, quando sono tornata dall'ospedale non riuscivo neanche a sollevare la tazza del tè per bere il tè, quindi io sono partita da un livello veramente infimo di prostrazione proprio fisica. Quindi nella parte 1 bisogna identificare qual è il livello e la base di partenza. Poi Jerzy e Aniela danno anche molti consigli su come non si debba perdere peso e su come rallentare il più possibile l'invecchiamento. Poi ci sono dei consigli, secondo me, molto utili per effettuare uno squat in modo sano e in modo da non farsi male. Ora, io, siccome non sono una professionista del fitness, non entro in questo argomento dove personal trainer, laureati in scienze motorie si dibattono e si picchiano perché tutti pensano di sapere come si esegue uno squat. In realtà lo squat è un esercizio molto semplice, ma difficilissimo da eseguire in un modo
Eccellente, quindi io a questo proposito vi invito ad andare direttamente alla fonte, andate ai canali social di Gerzi e Aniela, andate a vedere il loro curriculum, andate a leggere il loro lavoro e poi decidete voi chi è che esegue uno squat in modo eccellente, se loro o quelli nella vostra palestra che fanno CrossFit o che allenano in sala pesi. Ecco, lo potete decidere tranquillamente voi, senza bisogno che io ve lo dica. Poi la parte 2 del libro rappresenta proprio i 18 esercizi. Sono 6 esercizi divisi in 3 sequenze. E nella parte iniziale dell'allenamento, quindi per le prime 7 settimane, a seconda degli obiettivi che voi vi prefissate, perché ci potrebbero essere persone molto flessibili, per esempio se questo allenamento lo fa una ballerina, oppure ci potrebbero essere persone che hanno già una buona massa muscolare, quindi non devono svilupparla ulteriormente, ma di solito, almeno questo è quello che ho fatto io, nelle prime 7 settimane si fanno 6 ripetizioni di questi 6 esercizi e in 3 sequenze. Poi nella fase di mantenimento invece si passa a 4 ripetizioni. Questo metodo di allenamento non è un allenamento competitivo, cioè la competizione voi l'avete solo con voi stessi perché mensilmente, periodicamente voi tracciate i vostri risultati e come li tracciate? Li tracciate con un centimetro da sarta, prendendo le misure del vostro corpo e vedendo proprio come cambiano le vostre forme. Anche loro consigliano di scattare le foto, io le ho fatte, sono veramente impressionanti, ma non le condivido perché non è il mio obiettivo condividere le mie foto e non è un mio obiettivo neppure sponsorizzare o spingere alcun metodo di allenamento perché io non ci guadagno niente, io volevo solo condividere questa esperienza perché per me è stata positiva. E poi nella parte 3 loro consigliano delle ricette, in particolare secondo me sono molto interessanti le ricette che riguardano le zuppe, perché naturalmente il corpo deve rimanere anche molto idratato. Io però sulla parte alimentare ho dei dubbi, a parte io non sono nutrizionista, però non so se siano consigli che possano andare bene per tutti. Io per esempio, quando ho iniziato questo allenamento, non dovevo perdere peso, ma dovevo prendere peso e a un certo punto mi sono accorta che stavo dimagrendo troppo e quindi ovviamente mi sono messa a mangiare di più, anche perché per costruire comunque i muscoli occorre mangiare un giusto quantitativo, non esagerato, ma giusto quantitativo di calorie. Quindi io ormai è un anno che tutti i giorni faccio The Happy Body. I miglioramenti più incredibili li ho avuti sulla postura e sulla muscolatura cosiddetta core. Quindi addominali, muscoli della schiena bassa e glutei, addominali profondi, perché ci sono 3 tipi di squat che sono spiegati molto bene all'interno di questo libro e che io ho fatto tutti i giorni per oltre un anno. Quando io ho acquistato il libro sul sito di Gerzi e Aniela, quindi sul sito di The Happy Body, erano disponibili anche dei video in cui era possibile ed è possibile perché io ho ancora questi video che ho pagato con una cifra veramente amichevole, quindi non pensate che io abbia speso queste cifre che vedo adesso girare sul web di corsi a 300, 500, 900 euro, assolutamente no, cioè, ma per niente. Quindi ho acquistato questi video in cui Gerzi e Aniela fanno vedere l'esecuzione di questi esercizi per qualsiasi livello, c'è anche il livello per la persona di 90 anni che quasi non riesce a sedersi sulla sedia da sola, quindi fino ad arrivare al livello in cui uno riesce a effettuare uno squat profondo in modo eccellente. Per cui mi sono avvantaggiata di questi video, ho fatto The Happy Body tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni, da lunedì alla domenica, ad esclusione dei giorni in cui avevo la febbre alta, perché in più di un anno è capitato, e ad esclusione di alcuni giorni in cui davvero ero fuori casa dal mattino fino alla sera. Per il resto io ho sempre, sempre fatto questi esercizi e devo dire che le persone che mi hanno incontrato dopo la mia malattia
mi hanno fatto i complimenti, cioè non subito dopo, perché subito dopo io non riuscivo neanche a uscire di casa, e mi hanno fatto i complimenti per la mia muscolatura e per la mia postura e mi hanno detto come sei in forma, perché io per tutti i giorni che ho potuto mi sono allenata. In realtà io ero partita dallo yoga, ma poi ho visto che lo yoga era assolutamente inadeguato e insufficiente per il tipo di riabilitazione che mi serviva. Poi Gerzi e Aniela consigliano di fare come base e come mantenimento The Happy Body tutti i giorni e poi aggiungere un'attività preferita, tennis, passeggiata, una nuotata, e io la scorsa estate, quando ho potuto, ho aggiunto anche diverse nuotate. Quindi questo mi ha fatto molto bene. Io spero che questa informazione e questa condivisione possa essere utile a chi cerca un programma di allenamento semplice, in autonomia, che possa essere autogestito e automonitorato, ma nel bisogno voi sapete che potete scrivere a Gerzi e Aniela e sono due persone molto disponibili. Loro fanno un programma che costa all'incirca come un abbonamento annuale in una buona palestra e io purtroppo non mi sono mai potuta iscrivere, sia per motivi di tempo che per motivi di budget, perché io mi faccio un piano del mio budget annuale, mensile e settimanale e quindi in questo momento della mia vita ho avuto altre priorità e non ho potuto, ma credo che sia un programma molto valido e mi piacerebbe tantissimo partecipare, quindi lo credo un buon prodotto, ma perché conosco, ho conosciuto come lavorano queste persone, ho letto il libro e ho provato il metodo tutti i giorni e quindi mi è piaciuto, mi ha entusiasmato. L'unica cosa, devo dire, è molto a tratti e molto pesante anche proprio per il sistema nervoso, quello di dedicare mezz'ora, un'ora tutti i giorni all'attività fisica. È un investimento che vale la pena? Sì, assolutamente sì, perché con l'1-2% del tempo della giornata tu hai una resa in termini di salute che veramente ne vale la pena. Però a tratti è molto molto faticoso. Io avevo letto in passato degli studi che dicevano che una nuova abitudine si può formare nei famosi 66 giorni. Poi ho letto altri studi che dicevano no, ci vogliono almeno 6 mesi. Allora, io ho fatto The Happy Body per più di un anno e a tratti è faticoso. Quando gli impegni della giornata e della vita si sovrappongono è faticoso e a volte ho iniziato a fare la mia routine e poi dopo mi sono sentita rivitalizzata e ho detto ah che bello, ho fatto proprio bene oggi a farlo anche se non ne avevo voglia perché mi ha dato la carica in più. Altre volte è il contrario, cioè tu inizi a fare gli esercizi e sei fiacco, senza energie, finisci e sei ancora più stanco e dici mio Dio che cosa ho fatto di male, perché poi la verità è questa. Che cosa bisogna fare? A quel punto bisognerebbe riposarsi un po' di più, prendersi degli spazi di riposo. Non è facile, soprattutto per le mamme e per le donne, secondo me non è assolutamente facile, però facendo la stessa identica routine per tutti i giorni è molto anche facile monitorare proprio l'umore, i livelli di energia, quali sono le persone con le quali ti rilassi di più o invece quali sono le persone che proprio ti svuotano di energia e ti esauriscono. È un ottimo automonitoraggio anche proprio dell'energia vitale personale fare questa routine tutti i giorni. Quindi non posso parlartene abbastanza bene. Io spero che questo video ti sia stato utile e ci vediamo dentro al prossimo video.